Va ora in onda Ritmi Urbani, la TV alla radio. Ritmi Urbani, notiziario di informazione culturale. Un programma ideato e condotto da Dario Andreano, con la speciale partecipazione di Monica Sarnelli. Inviati da Salto, Ciro e Francesca Andreano. Ben ritrovati cari amici di Ritmi Urbani alla radio e di Radio Amore Campania. Siamo sempre qui dagli studi di Napoli, della radio di Antonio Romano, il nostro grandissimo e mitico editore, di Daniele Romano, il grande mega direttore, che tra l'altro in occasione di queste puntate ci degna della sua disponibilità dal punto di vista tecnico, perché è in regia. Caro Daniele, ben trovato. Lui vi saluta, ha fatto cenno con la testa, ma ho un caro amico che è molto duttile nella sua capacità artistica, devo dire, è una persona davvero piacevole, spesso giochiamo, ci prendiamo in giro, ma insomma ci vogliamo bene, c'è grande stima. E allora ve lo svelo, perché anche insomma è un bell'uomo, devo dire. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon tutto, buon pomeriggio. Grazie. Allora, l'orario non è dato specificare, non è importante, perché questa intervista potrebbe andare in qualunque momento del giorno e della notte, quindi insomma gli spettatori e i radioascoltatori di Ritmi Urbani alla radio e di Radio Amore Campania sanno che insomma Marco Francini potrebbe arrivare in qualunque momento, quindi maestro, ben trovato, come sta? Buongiorno a voi, sono molto bene, mi faceva sorridere il bell'uomo, comunque ti ringrazio, ricambio con stima e affetto le parole del bell'uomo, perché anche tu sei un bell'uomo. Allora, fatti convenevoli, insomma ovviamente ci vogliamo bene, quindi ci tiriamo su, come si dice. Marco Francini è un artista a tutto tondo, perché insomma è un cantautore, un autore, uno strumentista, un attore, un autore, insomma sei tante cose, qualche volta anche spettatore dei concerti, devo dire. Caro Marco, da dove partiamo? Perché tu hai un percorso talmente lungo che ovviamente abbiamo l'imbarazzo della scelta nel poter indicare un brano piuttosto che un altro. No, io nasco spettatore di concerti. Perché io sono stato alla prima edizione del Blues Pistoia Festival 1980 e mi sono visto tutti quei, diciamo, grandi artisti, da Muddy Waters a B.B. King a Pino Daniele, che era la prima tournée che faceva, quindi diciamo nasco come spettatore assolutamente, ci tengo a questa cosa dello spettatore. Come vogliamo iniziare? Non lo so, io partirei dalla fine, visto che mi parlavi di un progetto che insomma intanto che ti coinvolge in prima persona, e parlo di Urca, progetto che prevede insomma tanti tuoi colleghi presenti con te, un progetto che tra l'altro mi pare che tu sia stato un vero promotore, un vero trascinatore insieme a Gabriella Rinaldi, no? Sì, è benissimo, non solo Gabriella Rinaldi ma insomma anche tutti gli altri, siamo stati tutti molto, diciamo, attivi in questo progetto di rete di cantautori di una certa generazione, diciamo che questa era un po' l'idea iniziale. È un disco che è uscito proprio da pochissimo, cioè meno di un mese, quindi è molto fresco. Direi a beneficio dei nostri radioascoltatori e telespettatori, perché ci seguono anche in tanti dai social, da Facebook, e poi insomma ti vedranno anche su YouTube, perché Radio Amore Campania ha il suo canale YouTube, Radio Amore Channel. Quindi lo lanci tu che sei anche un bravo DJ, mi hanno detto? Allora, da Urca, dal disco Urca, cantautrici e cantautori, Proteggi la mia terra. Marco Francini, ce lo sentiamo e poi lo ritroviamo tra poco. Musica. Questa terra mia, caccia sonnata, e caccia voglio morire, ci voglio morire. Questa pace mia, caccia sono cresciuto, e caccia voglio restare, ci voglio restare. E tu chi sei? Straniero, con le cannonate e con le fucilate,
se la mo picchiari, questa terra antica e o sangue che sta gente, camo non te ne più niente, e tu la vuoi cangiare, che sta gente mia, ma mi fa riammazzare, si mi fa riammazzare, per questa terra santa, Dio protegga la mia terra, e Dio protegga la mia gente, e Dio protegga la mia magia. La mia magi santa, magi mia vaga a morire, magi mia vaga a morire, vaga a morire per la mia terra bella, che sia terra mia, che ci sono nato e mo la voglio salvare. La voglio salvare, che stia a casa mia, che ci sono cresciuto e mo non ha da crollare, non ha da crollare. Quanto tempo ha da passare, quanto sangue da mattare, fratello mio, namo a dare. Il tuo suono, caro Marco Francini, devo dire che è sempre riconoscibile. Hai una tua linea musicale che comunque è sempre molto collegata alle radici, perché ti piace molto la musica folk, non disegni tante altre cose, però devo dire, insomma, che questa traccia folk è molto presente nelle tue composizioni. Assolutamente, credo che la radice o le radici, diciamo, comuni delle musiche siano assolutamente fondamentali, non bisogna mai dimenticarle, e diciamo ogni tanto attingere vuol dire proprio cercare di ricordare la provenienza, da dove si viene. Quindi qualsiasi forma di radice musicale è fondamentale. Io, ovviamente, essendo italiano e soprattutto del sud, attingo alle radici, alle nostre radici. Poi chiaramente le radici si elaborano, quindi si va avanti, si evolve, però è importante, come il blues, cioè mantenere, diciamo, un occhio, un orecchio verso radici di quel tipo, anche è importante. Quindi chi fa comunque musica a tutto tondo sa che la radice musicale è fondamentale. E parlando di cose recenti, caro Marco, ma anche di cose che appunto sono, che attingono dal passato, in realtà in questo caso meno folk ma più ironia, più brio, più energia, c'è un nuovissimo progetto, insomma, di cui mi stavi accennando prima quando ne parlavamo a telecamere spente, come si dice, insomma, a microfoni spenti. Esatto, sì. Che Old Swing Orchestra, dico bene? Esatto, sì.
Old Swing Orchestra è un progetto proprio nuovissimo, cioè c'ha meno di un mese, quindi se Urca c'ha un mese circa, Old Swing Orchestra c'ha proprio 2 settimane di vita, quindi è una cosa nuovissima, anzi è in anteprima questa cosa che faremo vedere adesso, è un trailer di 2 minuti ed è un, diciamo, un orchestra nel senso che è una band composta da batteria Ciro Ciotola, al basso Tony Miele, al piano Luca Toller, poi c'è Francesco Gallo al sassofono e Gregory Galatan alla tromba e io canto e sono, diciamo, è una swing, quindi swing alla vecchia maniera, anni 50, tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi rielaboriamo un po' dei brani italiani swing di quel periodo e, diciamo, cercheremo di proporlo appena sarà possibile. Allora, nonostante la pandemia, devo dire, ti mantieni sempre bello attivo e propositivo. E a questo punto io sono curioso di sentire questa anteprima e di vedere questa anteprima per chi appunto segue dai social. Ci guardiamo allora questa Old Swing Orchestra, Marco Francini and Company, e tra l'altro una midli con 3 bei brani. Vabbè, insomma, è inutile presentarli, sono talmente famosi. Sono famosi. A tra poco con Marco Francini su Ritmi Urbani alla radio. Tu vuoi fare l'americana, americano, americano, se da me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i sordi becca me, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa, ok Napolita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Al cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello, sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Give you good a looky body, don't know what's a cookie till you hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ho ho ho, mix up siciliano. Che se dici get happy in the fits when you mambo italiano. Ma che bellezza, devo dire che mi piace molto e mi immagino subito che, insomma, per i prossimi party a Napoli, voglio dire, quindi si ripartirà con i party con la musica della Old Swing Orchestra. Credo che non hai perso quella bella ironia che contraddistingue la tua, diciamo, la tua forma. Potremmo dire che peccato, insomma. Tornando, insomma, a delle battute, ovviamente, come sappiamo tutti, tra amici poi negli anni si creano dei codici che ovviamente poi fanno ridere soltanto chissà, esatto. Il famoso codice, in questo caso ne abbiamo qualcuno col maestro Francini. Marco, allora, continuando, insomma, in questo percorso che appunto abbiamo presentato delle cose molto recenti, io vorrei fare invece un passo indietro e andare a quel lontano 1993, dove tu hai avuto una bellissima soddisfazione, perché un premio molto importante, appunto rivolto alla musica d'autore, il premio Recanati. E nel 93 tu hai ottenuto un bellissimo riscontro, ce ne vuoi parlare? Sì, il premio Recanati all'epoca si chiamava premio Recanati, oggi si chiama premio Musicultura, perché l'associazione che dette vita a questo premio si chiamava Musicultura, all'epoca però era premio Città di Recanati, premio della canzone d'autore. E fu anche inaspettato nel 93 con un brano, diciamo, che insomma era anche un po'
tra virgolette sperimentale per il periodo, molto appunto folk etnico, diciamo world, ecco, era un progetto world che mi ha dato belle soddisfazioni, e un brano dove appunto c'è un arricchimento molto musicale, quasi appunto da ensemble di diversi strumenti. Quindi è un brano ispirato a una frase di un nostro carissimo poeta, drammaturgo, che si chiamava Raffaele Viviani, Sim Zingare Carne e Surore. Quindi il brano si chiama Zingari ed è appunto dedicato a ispirato agli zingari nel senso più ampio del termine, cioè a tutte le persone che amano la libertà, che amano mondi senza confini, senza barriere. Quindi stavo anche abbastanza avanti rispetto a quello che oggi è attualissimo, un brano del genere. Quindi per me, se lo ascoltiamo, è solamente un'emozione e un piacere. E ti ricorda che questo brano ci lega, perché? Esatto. Perché poi l'anno dopo, tu appunto hai vinto il premio Recanati, che oggi è il premio Musicultura, nel 1993, però nel 94 realizzammo una per la Bop and Pop, proprio nel periodo in cui partiva tra l'altro Ritmi Urbani in TV, quindi insomma è un salto all'indietro anche per il nostro programma, che oggi è ripartito in radio. Ma nel 94 insomma partivamo, e in quei primi mesi di programmazione televisiva promuovemmo insieme due raccolte prodotte appunto dalla Bop and Pop, l'etichetta con cui appunto poi negli anni ho prodotto Monica Sernelli, insomma altre cose, e realizzammo Voci d'Autore, in cui c'eri tu con altri colleghi bravissimi, e Voci di Notte, che invece era collegato agli artisti che facevano club, facevano diciamo cover. Voci d'Autore ovviamente gli artisti come te che scrivono musica insomma per diciamo di propria scrittura musicale insomma e testi. Ed è stata la prima, sì, è stata la prima, lo voglio ricordare perché grazie a te, a Monica, è stata la prima incisione diciamo su disco dopo la compilation di Recanati. È stata la prima volta che è stato presentato a Napoli il brano Zingari sul disco, quindi diciamo io ti devo ringraziare da questo punto di vista, devo ringraziare. Non ci resta che ascoltarlo. Zingari, Marco Francini, a tra poco su Ritmi Urbani alla radio. Gli occhi nella notte che sanno di paura. Guarda questa terra, ci avvolge perché siamo figli. Vento del deserto che segni il mio cammino. Vento del deserto che segni il mio destino. Direzioni sconosciute. È vivere da zingari. Davanti a noi più niente. Davanti a noi. Ci sentiamo vivi, ci sentiamo vivi, noi siamo vivi, noi siamo vivi. Zingare carne surore, zingare carne surore. Simma, zingare carne surore, zingare carne surore. Simma, zingare carne surore, zingare carne surore. Simma, zingare carne surore, zingare carne surore. Un amore alla sada d'amore.
mio sabato, voglio un amore è lasciato morire, un amore è lasciato domore. Brano, caro Marco, insomma, riascoltato a distanza di anni, insomma, siamo nel 2021, possiamo dirlo, quindi sono passati un po' di annetti. Il brano suona sempre molto attuale, come dicevi tu, per la parte dei testi, ma anche insomma il sound ci piace proprio tanto, tanto, tanto. Complimenti ancora. Grazie. A questo punto passerei invece al fatto, appunto, nella premessa, nella presentazione, descrivo la tua duttilità, la tua trasversalità. Sei stato spettatore, sei stato e sei cantautore, ma sei stato e sei anche attore. Quindi c'è qualcosa che vogliamo mostrare agli amici e far ascoltare ovviamente in audio agli amici della radio. Allora, diciamo che attore per me è una parola importante, però in alcuni momenti del mio percorso artistico ci sono state delle occasioni che mi hanno, per le quali io sono riuscito a fare anche l'attore, quindi insomma io ho un grande rispetto per le arti e per le, diciamo, le cose diverse. Io fondamentalmente sono un cantante, un musicista, però in alcuni momenti sono risultato giusto per alcune cose. Quindi poi il cinema per un musicista è una cosa importanti, per un compositore è una cosa importantissima, quindi a me è sempre piaciuto moltissimo il cinema, sono un grande appassionato, e è capitata questa cosa con Tinto Brass in questo film Senso 45, che è un film storico, che è anche un po' un film molto diverso dai film che ha fatto, che faceva prima e che ha fatto dopo Brass. È un film molto che prende poi spunto dal racconto di Boito, ambientato nel periodo fascista, quindi insomma un film storico con Anna Galiena, Gabriel Garco, Branciaroli, insomma attori importanti, e ho fatto una piccola particina, faccio il capo dei partigiani, e quindi avevamo deciso di mandare in onda questa scena. Mi viene da dire sempre dalla parte degli umili e degli oppressi, Marco Francini. Esatto. Sei sempre un uomo insomma con delle idee ben precise. Allora Marco, ci guardiamo e ci ascoltiamo questa scena da questo film di Tinto Brass. Sì, dura poco. Dura poco? Vabbè, sì, dura. Ce la guardiamo, insomma, la tua prova d'attore verrà giudicata poi in maniera molto severa. A tra poco su Ritmi Urbani. Porca miseria. Cos'è? Un posto di blocco. Posto di blocco?
calma e lasciate fare a me. Spegnete il motore e scendete mani in alto. Siamo in regola, ho un salvacondotto. Cornelia, occupati dell'auto. Voi altri, attenti alla strada. Ora, controllali. Sano? Comodo. La donna. Sana anche lei. Posso fumare? No! Chi siete? Da dove venite? Dove andate? Andiamo a Venezia, veniamo da Asolo. Sono l'avvocato Ugo Giano, lei è mia sorella. Documenti. Vincul pop, fascisti, eh? Apparentemente. Ho un affidavit. Cioè? Posso mostrarlo. Vediamo. Va bene, potete andare. Grazie. Di che? Non è voi che aspettavamo. Spostate il tronco. Trovato niente? Solo questa. Mauser del 36, un pezzo da collezione. Tedesca, ma repubblicana. Ha fatto la guerra di Spagna con il quinto reggimento. Via, via! Via, via! Il rosso vince! E rientriamo in onda dopo aver visto Marco Francini, il nostro Marco Francini, impegnato come attore. Devo dire complimenti, insomma, come capo dei partigiani sei davvero credibile. E quindi se dovessimo avviare qualche sommossa in città, mi chiamate. Marco, allora, pensando a cose importanti, però a cose appunto che ti vedono sempre spaziare, tu hai dedicato anche un bel momento, un bel percorso della tua vita a Mister Volare, a Domenico Modugno. Sì, è stata una delle cose che veramente mi ha dato tantissime soddisfazioni, perché insieme all'amico Michelangelo Iossa decidemmo un giorno di scrivere uno spettacolo, e io l'avevo in mente da tanti anni veramente, e di scrivere appunto uno spettacolo dedicato a tutta la carriera del grande Domenico Modugno. E questo nel 2010, quindi insomma molti anni fa. Dopodiché scrivemmo questo spettacolo, mettemmo su, perché non era solo un concerto, era anche un concerto con racconto di pezzi di vita di questo grande artista, che ha fatto grande la musica italiana nel mondo. Pensate che ogni 8 minuti mandano, come dire, Volare nel blu, dipinto di blu, viene ascoltato ogni 8 minuti nel mondo. Quindi insomma una cosa veramente unica. E io ho messo su questo spettacolo che mi ha dato tante soddisfazioni, non credevo nemmeno io, perché abbiamo girato tutta l'Italia, siamo andati anche all'estero, quindi è uno spettacolo che c'è sempre, non è che l'abbiamo, si è fermato per il momento storico che stiamo vivendo, però è un racconto con le canzoni, abbiamo fatto chiaramente una selezione di brani, una selezione di testi, da Pasolini a Totò, insomma una serie di collaborazioni che Modugno ha avuto nel corso della sua vita, quindi e poi le canzoni, ovviamente le canzoni che sono al centro di questo spettacolo. E a questo punto non ci resta che ascoltare un brano dedicato a Domenico Modugno. Quale può essere il brano? Esatto. Io avevo pensato di mettere tanti, poi alla fine ho scelto Volare nel blu dipinto di blu, perché mi piace anche la versione che abbiamo fatto, perché poi di questo spettacolo abbiamo fatto anche un disco che si chiama appunto Mister Volare, e quindi mi piace questa versione che abbiamo scelto. Allora, tratta da una trasmissione di TV 2000, la TV, sì, del Vaticano, giusto? Esatto, sì. Da partigiano a credente, voglio dire, a frequentatore di chiesa.
Marco Francini, sei unico, ti amiamo. Volare, Marco Francini. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Ne abbiamo sentite tante di versioni di questo brano, ma la tua, devo dire, è davvero importante. Complimenti, Marco, sei davvero bravo e mi credo che questo progetto ti piaccia tanto, insomma, si intuisce. Sì, sì, vorrei anche ricordare coloro che hanno, diciamo, creato insieme a me questo progetto, che sono appunto Mauro Spenillo al piano, Roberto Giangrande al basso, Nicola De Luca alla batteria, Eunice Petito anche al piano, Edo Puccini alle chitarre. Insomma, è un team di musicisti ai quali sono particolarmente legato. E poi Michelangelo Iossa, che mi ha dato, che dà un contributo anche durante lo spettacolo, ma soprattutto sulla scrittura e sulla sceneggiatura dello spettacolo. Il caro Michelangelo Iossa, che abbiamo avuto ospite, insomma, con i suoi libri fantastici. Lo so. L'iperattivo, allora, Michelangelo Iossa. Sì, insomma, c'è in tanti ambiti. Michelangelo, devo dire che anche lui, come te, è una persona che si dà tanto. Insomma, è un serio professionista, è una bella persona. E poi, ovviamente, ben venga, insomma, le persone che si danno da fare, ben vengano le persone che si danno da fare, perché è un momento in cui molti, troppi, si sentono un po' giù, insomma, si affosciano, si deprimono. Invece credo che sia proprio il momento giusto per reagire, perché poi tante cose ripartiranno ed è bene farsi trovare pronti. Detto questo, facciamo un salto all'indietro, perché c'è anche una tua bella soddisfazione in una cosa molto tipicamente napoletana. Se parlo della festa di Piedigrotta, cosa ti viene in mente? 2007. Questo brano vinse questo festival di Piedigrotta nel 2007. All'epoca, diciamo, figuravo come autore, perché questo brano lo cantò un cantante, un ragazzo molto bravo che oggi compone, scrive musica, si chiama Angelo Zullo, e lo cantò lui, però adesso facciamo vedere la versione live di questo brano, che si chiama Mesca Mesca. E questo live è tratto da un concerto che facemmo al Teatro Trianon, grazie a Gennaro Pasquariello, che creò questo format di live al Teatro Trianon, credo fosse 2000, questo non lo so, non ricordo bene, 2012 2013, la data del Trianon non me la ricordo. Vabbè, comunque sono quasi 10 anni fa, più o meno 8-9 anni fa. Detto sì. Questo è un documento, ce lo andiamo ad ascoltare e a guardare. Mesca Mesca, Marco Francini, dal Teatro Trianon live su Ritmi Urbani alla radio. A tra poco. Serpa te fai guardare, e
cagna bella, tu sia regina di tutte queste tribù mescata. Allavo sangue e figli tuoi con l'acqua mare. Allavo sangue e figli tuoi con l'acqua mare. Te fai guardare, te fai toccare, pastulette e fuoco tu che brucia e coscia aperta ancora tu che brucia. Non si ne mascola né femmina lo sienta, non si ne mascola né femmina ciò dai, te fai guardare, te fai toccare, te fai pazziare, ma non te fai capire. Mesca a me, mesca a me, mesco bene, mesco male, mesco tutt'os. Mesca a me, mesca a me, mesco bene, mesco male, mesco tutt'os. Mesca, 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 mesco zucchero e caffè. Mesco sangue, mesco bene, mesco male, mesca. Di tasto viga ancora tu, creatura. Mi esasta via, sento l'attore, l'attore la vita. La notte bene, che calore che dai. Testo e musica di Mesca Mesca tuoi, Marco Francini? Sì, assolutamente. Voglio ricordare i musicisti, questo è un trio, Vittorio Nicoletti Altimari al basso e Francesco Manna alle percussioni. Bella storia, bella storia. Marco, proseguendo in questo viaggio così lungo, tra l'altro appunto tu fai musica, va detto, no? Da quanti anni? Perché insomma... Dal 1982. Quindi insomma tra poco festeggiamo quanti anni? 40 di musica? Nel 2022, allora ci siamo quasi, quindi faremo una grande festa, ovviamente insomma ci saranno le condizioni per fare una bella festa e devo dire già soltanto invitando gli amici che hai citato fino adesso, presenti nei vari brani, sarà già un minore, sarà un locale molto grande. Io passerei a un momento invece tratto dal Teatro Galleria Toledo di Napoli, anno 2010, Notte di Luna Calante. Sì, questa è la prima versione dello spettacolo che all'epoca si chiamava Meraviglioso, è lo spettacolo dedicato a Domenico Modugno. Infatti in questa versione alla batteria c'è Ivo Parlati, al basso c'è Marco Di Paolo, quindi è stata proprio la prima versione dello spettacolo che ha girato
un annetto circa, poi dopo sono cambiati dei musicisti e con quelli poi abbiamo fatto 9-10 anni di questo spettacolo. Notte di Luna Calante è una versione che abbiamo elaborato noi insieme al grandissimo Mauro Spenillo, live, sempre Galleria Toledo, Teatro di Napoli, 2010. Mauro Spenillo, che ricordiamo coautore del brano che in questo momento è imperverso, insomma, oramai è Abbracciame, scritto con Andrea Sannino, insomma interpretato da Andrea Sannino. Allora ci guardiamo e ci sentiamo questo brano, Notte di Luna Calante? Ti va? Vai. A tra poco su Ritmi Urbani alla radio. Che profumo di mare, oh, 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 piove argento dal cielo, notte di luna calante, notte d'amore con te. Lungo le spiagge deserte, a piedi nudi con me, notte di luna d'estate, ultima notte da quando col vento l'autunno ritornerà, nulla, nulla di noi resterà. Oh, 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 piove argento. Hai studiato su Domenico Modugno, caro Marco? Tantissimo, veramente tantissimo. Quando è stato un mese fa, circa fine dicembre, ho partecipato al Procida Film Festival con un video tutto dedicato a Modugno, che è una serie, era un collage, un po' di cose tratte dallo spettacolo Mister Volare che abbiamo fatto noi, e un po' erano anche delle immagini e delle cose tratte da alcuni spezzoni proprio di Modugno, da alcuni spezzoni di film, di partecipazioni, di trasmissioni, insomma l'ho studiato tanto, ma non per lo studio da un punto di vista, diciamo così, tecnico anche, ma l'ho studiato nel senso che credo che Modugno, insieme a altri grandi artisti e autori di quel periodo, siano un'enciclopedia fondamentale per chi canta, perché la voce di Modugno è straordinaria,
per chi compone canzoni soprattutto. La composizione delle canzoni di Modugno sono delle vere micro sceneggiature. Lui ha rivoluzionato anche il modo di scrivere, forse è stato il primo vero cantautore della storia diciamo della storia della musica leggera moderna dagli anni 50 in poi. Basti pensare che lo stesso Fabrizio De André all'inizio, quando cantava, lui imitava la voce di Modugno. Pochi lo sanno questo fatto, ma lui lo disse anche in un'intervista, quindi è riconoscibile questa cosa, è documentata. Maestro inimitabile Domenico Modugno, effettivamente un riferimento ancora oggi può essere studiato e deve essere studiato da chi insomma si vuole proporre insomma di fare bene questo lavoro. Credo che sia veramente un gigante, come giustamente ci faceva notare il nostro Marco Francini. Marco, il nostro incontro arriva quasi al traguardo, per usare un termine, una metafora sportiva. Io vorrei chiudere con una tua carissima collega con cui hai condiviso tante cose. Parlo di Miriam Lattanzio, che tra l'altro è anche lei presente in URCA, questo progetto che abbiamo appunto raccontato all'inizio della nostra intervista, che prevede tante cantautrici e cantautori che si sono rimessi insieme per fare cose. Il brano a cui faccio riferimento si intitola Voulez, dal teatro di Pontedera nel 2016. Dico bene? Sì. Sono preparato? Sì, teatro di Pontedera, perché organizzammo una cosa al teatro di Pontedera, che è un teatro bellissimo, tra parentesi, e dove siamo tornati anche con lo spettacolo Mister Volare. In questa occasione ero da solo e questo brano, che si chiama Volesse, è scritto insieme a Miriam Lattanzio. Io mi piace citare Miriam perché scrive dei testi straordinari, e infatti questo brano, il testo è suo, la musica è mia, e è un brano, diciamo, tipo una canzone classica napoletana, molto classica, e che è dedicato ai bambini, cioè nel senso la speranza di un mondo migliore, soprattutto per le nuove generazioni. Rieccomi Marco, ci sono. Allora, dicevamo, la tua bellissima presentazione di Voulez ci ha incuriositi, e a questo punto vogliamo semplicemente ringraziarti per questo spazio, per questo momento, e abbiamo fatto un bel viaggio insomma nella tua attività artistica. E vorrei semplicemente che tu però ci dedicassi un pensiero a Ritmi Urbani, che è tornato, a Monica Sarnelli, che è una tua cara amica ed è sempre la colonna portante di Ritmi Urbani, e a Radio Amore Campania, insomma, che fa tanto per la musica del territorio e non solo. Ma il mio pensiero è che io sono veramente contento, felice che voi innanzitutto vi siete riproposti, tu, Monica, Monica non ha mai, diciamo, vi siete riproposti come Ritmi Urbani, che è al quale tutti noi della nostra, diciamo, più o meno generazione siamo molto affezionati, perché è stato un momento importantissimo per la musica a Napoli e non solo a Napoli. E il mio pensiero è che, come sta accadendo, in questo anno sembra strano, ma i media, le radio, l'informazione in generale sta iniziando ad aprire spazi, quindi ti ringrazio da questo punto di vista, a cose che normalmente sono sempre un po' borderline. Quindi anche dalla mia ultima esperienza in Rai, della quale non abbiamo parlato, ma non è così importante, però c'è probabilmente una nuova onda che sta. Allora io il mio pensiero è per questa nuova onda di speranza, per aprire spazi a cose che importanti e belle che ci sono, e bellezze che ci sono in giro. Ma in 10 secondi cosa hai fatto in Rai? A questo punto ci lasci, sennò con la curiosità. Ho partecipato a The Voice Senior, The Voice, che però è stato fatto per gli anziani come me. Un'idea molto intelligente da parte degli autori della Rai, di proporre cantanti, artisti che abbiano una storia e che non siano, diciamo, alle prime uscite. Quindi storia, insomma, e non cosa così
fatto, insomma, un percorso lungo. Marco, a questo punto ci dobbiamo salutare, però vorrei chiudere, come detto, in musica. Hai presentato Vules, il brano scritto a quattro mani con Miriam Lattanzio, ma in questo caso è seguito da te, insomma, live. Sì, chiudiamo così con un brano, insomma, scritto in napoletano. Grazie Marco Francini. Grazie a voi. Bene. Ti vogliamo Ciao. Bene. Alla Anche prossima. Io ti voglio bene. Ci rivediamo con Ritmi Urbani alla radio, sempre puntuali, stesso orario, stessa rete. Vules, Marco Francini. Ciao. Io volesse da un mondo senza lucca, una notte che ne stella, è l'amore di tall'occhio, un raggio sole in te giornata che ti fanno sentire perdute, a speranza mia semana, quando pensa che tutto è perduto. Io volesse da un dimana senza inferno, un giardino che ne fiora, e ho calore di intoviere, un pare scarpa per chi lontana, la luce, luce che deve rischiare quando intonnire la notte, non riesce a trovare strada, e volesse capo. Non trasessa mai dinto cor, e volesse che ogni giorno te portasse un altro colore. Volesse, volesse, volesse che conoscesse sull'amore, e volesse che in questa vita tu sentisse solo coro. Una scala passagli in cielo, una vita senza lacrime, e una carezza contro il cielo, una rasata per dormire, una canzone per scendere che accompagni da sto mondo, da non si ferma più a cantare. E volesse che ha paura, non trasesse mai dinto cuore, e volesse che ogni giorno ti portasse la tua colore. Volesse, volesse, volesse che conoscesse sull'amore, e volesse che in questa vita tu sentisse solo cuore, o cuore, o cuore. Dai, dai, dai.